Roma che allontana il pallone riconquistato dai nostri. De Celi, scambio con Chiellini, ancora Paolino, la tocca piano per Marchisio, il principino la restituisce a Laustano, sinistro destro per De Celi, poi va in orizzontale da Vucinic, c'è in fuorigioco dall'altra parte Quagliarella, invece buona posizione De Celi che la mette in mezzo, palla gol, Vidal, gol, 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 la Juve gol, sì, capitano Uccino, l'arfiona e la mette subito dentro la porta. Quando è soltanto il minuto numero 3 e 30 secondi, con il numero 22 ha portato in vantaggio la Juve, fratelli e sorelle, Arturo, quando il gioco si fa duro, Vidal, 1-0 per noi, iniziamo alla grandissima, dopo appena 4 minuti scarsi, ecco che rivediamo grazie alla regia. Ha ritardato il giusto l'azione perché c'era Quagliarella offside, invece il servizio per De Celi in posizione regolare, poi l'assist in orizzontale, la mancano in due, il pallone praticamente è un rigore in movimento per il sinistro di Vidal che va a siglare il suo gol numero 5 in stagione campionato con la maglia della Juve. Dai ragazzi, adesso insistere subito come nella partita di Coppa Italia con la Roma, l'avevamo sbloccata rapidi con Giaccherini, stavolta è il turno di Vidal, palla in out, la rimessa laterale, va a recuperare il pallone con le mani Chiellini, già battuta, ancora palla per Chiellini, si sbraccia Luis Enrique, mani in tasca per Conte che è soddisfatto, Pirlo, un tunnel, poi va giù dall'altra parte Vucinic, si prosegue, dice Bergonzi, palla conquistata da Marchigno, poi il taglio centrale di Osvaldo, attenzione al colpo di testa, Gigione in classica tenuta completa, Canarino come un paio di bandiere in curva alle sue spalle sud che vanno a sventolargli sul cappoccione, mentre rivediamo ancora il replay con il sinistro secco da parte di Vidal, non può fare assolutamente niente anche se va a distendersi in tuffo Stekelenburg, e quindi la Roma ancora va con la sua tradizione dannata, una delle squadre che va a subire spesso e volentieri più gol in trasferta, dove ha già subito 9 sconfitte. Attenzione Kier, pressing alto da parte di Vucinic, l'ex della partita che non lo molla un istante, non c'era nella gara d'andata Mirko perché era infortunato, del nostro stadio e dei giocatori che secondo lui hanno una marcia in più e giocano il miglior calcio d'annata. Attenzione a Vucinic, Mirko vuole dare spettacolo alla Juve subito, Mirko, uno spazio, può tirare, no, l'esterno per Vidal, destro, gol, 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 Gianni gol, la Juve gol di nuovo, il raddoppio di Arturo, non ci fermano più, il raddoppio di Arturo al minuto numero 8, la Juve va in doppio vantaggio, ancora in gol con il numero 22, lo rivediamo, Arturo Vidal, par condicio, prima il sinistro e adesso il destro, gli manca solo di andare alla tripletta di testa e poi ha fatto bingo. Ancora una volta nulla può fare il tuffo plastico di Stekelenburg, che è lunghissimo, altissimo, cerca di portarla via dall'angolino, ma Vidal è preciso, aveva messo il sigillo nella gara inaugurale in campionato contro il Parma, Arturo, e vuole finire alla stragrande, 2-0 per noi ragazzi. Approfitta Conte a dire qualcosa, De Celi che è vicino, Vucinic, tunnel su Marchigno che va in interdizione ma lascia lì il pallone, ne approfitta Vidal, Lichtsteiner, punta Osangel, poi si accentra, il pallone carambolato, termina Vucinic, Mirko dei 20 metri, Mirko, delizioso assist per il principino che salta portiere, va giù, è rigore, è calcio di rigore, bravo Bergonzi, incredibile, dopo 140 giorni ci danno un calcio di rigore, è incredibile, la gioia di tutto lo stadio che si commuove, lacrime agli occhi allo Juventus Stadium, Bergonzi dà un rigore, netto solare, qua ci vuole anche il rosso al portiere però, qui ci sarebbe anche il rosso al portiere, gliel'ha dato, mi confermano che gliel'ha dato, attenzione incredibile, svolta della stagione clamorosa, Juve avanti per 2-0, minuto 26, il principino come a Milano, salta il portiere, rigore clamoroso e rosso per il portiere, qua Bergonzi lo dà, lo sa anche Totti, non si lamenta nessuno,
140 giorni per avere un calcio di rigore, 140 giorni per un rigore, ce l'hanno dato, incredibile, a volte succede. Esce naturalmente adesso Stekelenburg, ci vuole il cambio da parte di Luis Enrique, vediamo, stasera scopriamo chi è il nostro rigorista, naturalmente Andrea Pirlo, perché nell'unica occasione in cui ce n'hanno dato uno non era in campo e quindi l'aveva battuto Vidal. E quindi Andrea Pirlo può andare a siglare quella che potrebbe essere una tripletta molto bella, molto gustosa e fondamentale per il nostro campionato. Qui non c'è niente da discutere, ovviamente è stato bravissimo Claudio, ha visto l'uscita diretta uomo su uomo da parte di Stekelenburg, l'ha saltato con il destro e nel contatto si è guadagnato il calcio di rigore e l'espulsione del portiere. Ecco la sostituzione, entra Curci naturalmente in porta con il numero 18 e come spesso e volentieri succede in queste circostanze il sacrificato è un attaccante e quindi il numero 31 Borini, che era in dubbio alla vigilia per un problema fisico, gli aveva chiesto naturalmente un sacrificio a Luis Enrique perché la partita è importante anche per la Roma, l'inseguimento del terzo posto che garantirebbe l'ingresso in Champions League, ma in inferiorità numerica toglie dal campo l'allenatore spagnolo il suo attaccante più giovane e malconcio per lasciare naturalmente con il numero 9 Osvaldo davanti con l'attacco della Roma sulle sue spalle. Abbiamo perso un po' di tempo ma fra poco saremo pronti per andare alla battuta del rigore sotto la Nord. Vedi come cambiano gli anni, negli anni passati, negli ultimi due era Totti lì nell'altro stadio che segnava e ci faceva il ciuccio, adesso va Andrea Pirlo, il destro, la parata, ancora Pirlo, gol, 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 la Juve in gol, Andrea Pirlo in gol, ancora meglio, non su rigore ma su azione, vogliamo segnarli tutti su azione perché siamo la squadra al posizione numero 3 per quanto riguarda i campionati europei per possesso palla, per attacco alla porta, per pericolosità nei 16 metri avversari e perché giochiamo il più bel calcio del campionato. E allora Andrea ha voluto dare un po' di gloria a Curci per poi infilarlo sulla respinta, 3-0 per la Juve al minuto numero 29 e Pirlo va a siglare il suo gol numero 3 stagionale. Rossa, e allora chiede tempo Gago al centrocampo, va adesso alla battuta Curci, lo stacco più in alto di tutti di Barzagli, preciso per Lichtsteiner, detta il passaggio Vidal ma Lichtsteiner vuole Pirlo in cabina di regia. Chiellini deceglie, ancora Chiellini, si fa vedere Pirlo, preferisce ancora deceglie Chiellini con l'esterno per Marchisio, ancora Paolino, la può mettere in area Paolino, vuole Mirko, il tacco Marchisio, il destro, gol, 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 sì, sì, il principino, sì, il poker della Juve al minuto numero 7, la piazzata come in un biliardo, palla in buca d'angolo dichiarata, Claudio al gol numero 8 in campionato, più uno in Coppa 9, allunga il record di stagione di Tardelli e si guadagna la palma di centrocampista più prolifico della nostra annata, il principino Claudio Marchisio, e sono 4, andiamo al poker, una partita che sta per diventare indimenticabile, fratelli e sorelle. Impietrito Luis Enrique, 7 minuti sul cronometro, il poker bianconero è servito sul tavolo da gioco dal principino Claudio Marchisio, tutti a casa le canta lo stadio.